Onorevole Giambrone, si riparte con Forza Italia. Sì, è un momento così difficile in quanto coordinatore provinciale Forza Italia non potevo tirarmi indietro. E voglio mettere a disposizione l'esperienza maturata in favore degli agrigentini e della Sicilia. Io spero di essere la voce degli agrigentini. Il momento è altrettanto importante, oltre che difficile. Noi ci troviamo in un momento di grandissima crisi con un governo regionale incompetente che è riuscito a svenderci per un piatto di lenticchie a Roma. Gli interessi dei siciliani sono andati veramente a carte 48. Noi speriamo di poter dare quelle risposte giuste che aspettano i siciliani, ma principalmente riprenderci l'orgoglio che gli altri hanno svenduto. Io in questa competizione elettorale cercherò di far passare il messaggio che Forza Italia è in favore intanto di chi produce, di chi mette a repentaglio le proprie risorse per creare ricchezza, per poter vivere. È inammissibile che non solo le migliori intelligenze e le migliori risorse vanno fuori, ma assistiamo con inerzia, purtroppo, assistiamo che gli imprenditori, dagli agricoli agli edili, ai professionisti, agli studi professionali che chiudono, tutti a chiudere e nessuno se ne preoccupa. Ci preoccupiamo noi quando c'è una crisi legittima dove lavorano un centinaio di persone, ma se mettiamo assieme tutte le aziende che stanno chiudendo, quante centinaia di persone sono coinvolte? Ecco perché dico, vorrò essere la voce di ognuno che spero poter rappresentare al meglio. Forza Italia e il centrodestra vivono un momento intanto di maggiore credibilità di quanto non lo era ieri. Noi abbiamo un candidato a presidente, abbiamo Musumeci, che ha esperienza. Mi domando io, dov'è l'esperienza di un professore se non negli scranni universitari? E quale esperienza può dare Cancellieri alla Sicilia? Mentre Musumeci è già amministrato, è una persona di grandissima direttura morale e noi confidiamo che a mezzo del suo carattere, della sua professione, del suo essere serio, possiamo ridare alla Sicilia, ripeto, la credibilità che la stessa ha perso. Chiedo a tutti, tutte le donne di votarmi perché l'impegno in politica di noi donne è importantissimo. Spero che mi aiutate. Si rinnova l'impegno di Patrizia Marino con Forza Italia per tentare la scalata Sala d'Ercole. Sì, io penso che questa volta Forza Italia sarà e dimostrerà di essere una grossa forza in Agrigento. E sto partecipando anche perché credo fortemente a questo partito e che comunque già a livello regionale è stato destinato un assessorato oltre chi vincerà e chi porterà più voti, un assessorato in Agrigento. L'impegno di Giuseppe Federico per Forza Italia per un posto a Sala d'Ercole. Il mio impegno viene dall'esperienza di 2 anni di consigliere comunale nel comune di Licata, dove ho potuto notare una criticità importante che secondo me riguarda tutti i paesi dell'Agrigentino, se non che di tutta la Sicilia. E gli enti locali oggi non riescono a dare risposte al territorio perché non hanno le risorse. Secondo me le uniche risorse cui gli enti locali devono attingere sono i fondi europei, riuscendo a presentare progetti. Ecco, il mio impegno è questo, aiutare gli enti locali a presentare questi progetti e prendere i soldi della comunità europea, perché solo in questo modo si possono dare risposte serie al territorio.